Rieccoci insieme con Enzo Tambora. Lorenzo, dovevi una risposta al nostro ascoltatore, si parlava soprattutto di fallimento. Allora, io come il nostro amico da casa ho voglia di novità, ma di novità vere e a 360 gradi. Non si può più andare avanti in questo modo. Certo, l'idea che il Bari possa ripartire dall'interregionale della Serie D mi fa male, anche perché davvero non ce lo meritiamo. Peraltro si creerebbe, è vero, io vedo anche le immagini del Messina, di queste squadre, cioè vedo che la gente va allo stadio e anche. Però. Insomma, sappiatelo, non è facile neanche risalire da quelle Eh sì. categorie, perché per vincere i campionati occorre un po' di tutto. Vabbè, fermo restando questo discorso, però dico anche che l'autogestione, quindi la prospettiva di altre stagioni così, non può esserci. Si può vivere di stenti un anno, 2 anni, però poi c'è un limite, a Ma poi tutto. quanto si può andare C'è un limite a avanti, tutto, ma lo no? dimostra il fatto che manco gratis vanno i tifosi allo stadio. Allora qui parliamo di una squadra che deve anche rappresentare una città, cioè di una squadra che deve alla fine essere anche un motivo di palpitazione per i baresi. Oggi allo stadio non va nessuno, con i biglietti a 1 euro. Quindi come si può andare avanti In questo in modo, questo modo? così. Ma ripeto, Vinella può avere dei motivi per spingere per l'autogestione, è peraltro una persona che lavora da una vita nel Bari, quindi evidentemente avrà i suoi buoni motivi per andare in questa direzione. C'è l'ipotesi fallimento pilotato, che indubbiamente costituirebbe, come dire, un momento di novità in assoluto, Potrebbe porteremo un essere però momento di forse, sì, Enzo, novità. in questo Poi momento bisogna sempre forse vedere, poi la chiaramente soluzione più non è detto che meno la drammatica. ciambella sia col buco anche in tal caso. Però è evidente come la gente non veda l'ora che si faccia questo, che No, cambi è così. qualcosa. Però io credo che sia giusto esporsi, cioè nel senso che chi la pensa in un modo e chi la pensa nell'altro ci dica chiaramente cosa accadrebbe, Sì. cosa potrebbe accadere. Cioè chi spinge per il fallimento pilotato e quindi evidentemente per l'inserimento di nuovi proprietari, nuovi soci nel Bari, che ce li faccia vedere questi nuovi soci, cioè ci dia l'idea che subito si possa fare. Dall'altra parte ci facciano capire Penso però l'autogestione, magari ma a sì. quali No, condizioni? Per carità, perché autogestione, ristrutturazione, poi eventuale cessione. Cioè, però noi dobbiamo uscire da questa No, impasse, cioè, sta anche cambiando di perché tutto. In Italia fanno un presidente del consiglio senza che sia eletto dal non popolo e per il Bari invece non cambia cambia mai mai nulla. nulla, Basta, è non può vero. essere. È così, abbiamo intanto un ascoltatore in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Pino Pinto. Ciao Ciao. Pino, ciao. Ciao Pino. Senti Enzo, io vorrei andare controcorrente per quanto concerne la partita di ieri. Stiamo facendo un processo a questi ragazzi, è la prima volta che il Bari perde in quel modo lì, perché le altre volte che ha perso ha sempre lasciato il campo con onore, tanto è vero che ha perso sempre con un gol di scarto. Ieri è stata una giornata storta, lasciamo perdere, mettiamo una pietra su e vediamo che sabato prossimo noi abbiamo l'occasione, vincendo col Pescara, perché ci sono altri confronti diretti tipo Novara Regina, Cittadella, Juve Stabia, di tirarci fuori definitivamente da quella situazione oppure di procedere magari con tranquillità. Però Pino, sono d'accordo con te quando dici che è la prima volta che perdiamo in maniera così clamorosa, diciamo, eh. Però questa squadra di tanto in tanto stacca la spina, Eh sì, anche qualche battuta all'interno della vuota la fate stessa partita, registrare, è non c'è vero. continuità. Abbiamo subito delle rimonte anche clamorose, ricordo quello col Padova, 2-0, 2-2, ogni partita, anche se abbiamo 2 gol di vantaggio, rischiamo di farci riacciuffare. Cioè non è una squadra che sta sempre sul pezzo, è in una situazione in cui è il Bari, che siamo. Come dire, appesi ad un filo, non ce lo possiamo permettere. O si capisce che l'obiettivo, che non è l'obiettivo normale per il Bari, restare in B è la base di tutto, perché se poi il Bari non resta in B, diciamo che si va ad un blackout Eh sì, là in quel naturale e caso sì, definitivo. sei morto Quindi, completamente. Però insomma, quello sì che la fai, lascia squadra deve essere pensare. mo molto motivata, deve essere più motivata di una squadra normale. Perché proprio l'atteggiamento che ha lasciato un po' perplessi, no, ieri a Modena, perché una squadra appunto che si deve salvare non può di certo non avere una reazione anche poi all'errore di Guarna o di chi che sia. Sì, perché praticamente la partita è finita con quel gol, perché il Bari non ricordo che abbia avuto poi chissà No, quali altre praticamente occasioni. no. Ed è un peccato, perché ripeto, i primi 20-25 minuti io vedevo la partita con un mio amico e dicevamo, cioè, noi giochiamo, gli altri non giocano,
giocano soltanto di rimessa. So peraltro che a fine partita c'è anche stata, per chi è andato in trasferta, una forte contestazione nei confronti Di di Alberti, sì. Alberti, però anche da questo punto di vista il pallino è assolutamente nelle mani di Angelozzi, cioè è Angelozzi che ha voluto il tandem Alberti-Zavettieri e soltanto lui può dire via gli Sì, allenatori. non li cambierà mai secondo me, però, Ma almeno a quanto dice, conoscendo però. Angelozzi non li cambierà mai, nel senso che ha dato una parola quasi d'onore a se stesso e agli altri, per carità. Un'altra volta Sì, disse che quella sarebbe famosa andato via, conferenza invece stampa, sì, è tanto rimasto. chiacchierata. Però non lo so. E poi guardate, ragazzi, cioè, questi sono due allenatori che, come dire, hanno uno stipendio. Forse neanche nei campionati dilettantistici un allenatore prende poco. Farli passare per capri espiatori è anche, a mio avviso, umanamente, non dico professionalmente, umanamente scorretto. È umanamente scorretto. Se poi si capisce che con questi due si va dritti in Serie Sì, C, e questo lo può che si capire intervenga, soltanto sì. Angelozzi, che intervenga subito, non scherziamo col fuoco, perché capisco tutto, però magari ci può essere anche qualche allenatore con un pizzico di esperienza in più, può, però ripeto, Angelozzi quest'anno e se gli altri anni era stato, diciamo, principale protagonista, quest'anno è qualcosa in più che Eh sì, principale perché ha protagonista, azzardato una le scelta sorti, perché comunque lo scorso anno rischiosissima. c'era Torrente anche, c'era una situazione. C'era Garzelli come direttore generale, una figura presa da fuori. Quest'anno Angelozzi è il E il Bari. Bari è così, è Diciamocelo, se no ci così, prendiamo in questo in giro. momento è questa la situazione. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno, saluto voi due, Ciao, ciao. però devo, non sono d'accordo con l'ultima tua affermazione, insomma, per carità, rispetto per le persone, per chi lavora, però devo dire che francamente, cioè, mi sembrava di vedere una partita dove c'è Mourinho contro qualche altro allenatore di grido, non so, Capello, per cui c'è una tattica, cioè la formazione è stata completamente sbagliata, cioè queste persone si devono prendere una responsabilità, cioè io non posso tollerare un allenatore che cambia modulo, giocatori ogni volta, cioè noi usciamo, finalmente abbiamo recuperato una partita col Siena, abbiamo vinto e adesso poi lui ricambia tutto con due logiche, cioè un qualsiasi allenatore, ma il più scarso, sa che squadra che vince non si cambia. Vabbè, avevamo qualche Non è, difensore. fatemi Sì, c'era finire, qualche fatemi difensore. finire, vi prego. Pronto? Difendi non poteva Sì, giocare vai. nella scorsa Vabbè, partita. d'accordo, va benissimo, ma cambia un giocatore. Non puoi inventarti, loro si inventano delle situazioni tattiche che non esistono. Cioè non stiamo giocando contro il Real Madrid, stiamo giocando a Bari Modena. I giocatori non, nostri non sono Io completamente voglio essere scarsi. chiaro, però, Sono Teresa, di... Grazie probabilmente per non il sono tuo stato chiaro e hai intervento. fatto bene a intervenire. In qualsiasi altra situazione, i due allenatori, non da oggi, ma a Bari, Eh già sì, da 2 o 3 mesi, sarebbero sarebbero stati andati a casa. esonerati. Solo Angelozzi però può farlo, perché Angelozzi ha soltanto lui le chiavi del Bari in questo campionato. Io non dico che gli allenatori stiano facendo, però non facciamoli passare per capri espiatori, questo ho detto soltanto, perché alla fine se si pensa che tutti i mali del Bari siano Alberti e Zavettieri, No, no, quella ragazzi, è l'ultima cosa, però. spariamo sulla Croce Rossa, spariamo sulla Croce Rossa. Sono due allenatori figli di una situazione molto particolare, ma l'unico che può prendere, perché lui si è assunto una responsabilità, ha giocato d'azzardo. Ecco, Angelozzi ha giocato d'azzardo perché poteva prendere degli allenatori, un allenatore all'epoca, ha preferito la soluzione in casa. Angelozzi, solo lui può mandare via Zavettieri e Alberti, soltanto lui, perché questa è una scelta diversa. Fosse stato un allenatore da 100.000 euro l'anno, noi avremmo fatto una campagna per dire: guardate, questo può anche prendere 200.000 euro, ma non capisce un tubo. Angelozzi soltanto può prendere questa decisione, perché è stato il suo forse l'azzardo più Sì, grande è vero. da quando è direttore sportivo del Bari. L'unica cosa è anche vero che Alberto e Zavettieri fanno di tutto poi per inventarsi informazioni alquanto Sì, però sì, siccome, improbabili, anzi, però parliamoci magari chiaramente. cerca di fare Se le tu cose hai, se Angelozzi ha semplici. Mourinho sotto, Mourinho fa di testa sua e basta. Ma tu su Alberto Zavettieri puoi anche andare a dire negli spogliatoi: ma che cosa stiamo facendo?
essendo di Angelozzi il direttore dell'area tecnica, glielo può dire. Certo. Glielo può dire, ma che cosa state combinando? Ecco perché dico, il progetto tecnico è nelle sue mani soprattutto. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco.